Siamo a Benevento, alle mie spalle il fiume Calore, che nella notte tra il 14 e il 15 di ottobre è straripato in diversi punti della città, seminando fango e distruzione. Che si è perso, mia figlia ha perso tutto, tutto ha perso, i suoi sacrifici, i sacrifici di loro due stanno nel fango adesso. Infatti. E non so la colpa di chi è, sinceramente non la so la colpa di chi è, però si poteva prevedere, si poteva prevenire tutto questo. Il nostro negozio di eventi, di feste fondamentalmente, oggi c'erano tante feste, tanti bambini dovevano festeggiare, noi dovevamo fargli gli allestimenti, la torta e abbiamo dovuto dire loro che purtroppo per la loro festa per noi è stata invece una giornata di disastro. E abbiamo un'area in cui preparavamo e organizzavamo e poi abbiamo il laboratorio, stamattina abbiamo trovato i due frigorifero addirittura a terra, infatti ci sono i segni. I forni sono pieni d'acqua. Tutto, è la parola giusta, abbiamo perso tutto. Lo abbiamo saputo solo stamattina perché non ci eravamo resi conto, siamo arrivati verso le 8 e il posto era inaccessibile perché c'era l'acqua fino al di sopra delle serrande. Diciamo che l'attività, secondo il mio punto di vista, è da chiudere. Nel mio locale ed altri locali abbiamo osservato che è arrivato 1,80-1,85 in altezza. Ecco qua, fino a qua. Quanto sarà alto più o meno? 1,70-1,75. Tanta società civile, tanti cittadini, ragazzi della curva e le associazioni come noi di promozione sociale sono venuti qua, si sono messi questi palloni e stanno spalando il fango la malma da 3 o 4 ore, quindi crediamo che ora come ora questa sia l'unica risposta che i cittadini possano dare. Io sono appena tornata da un asilo che è situato un po' più distante da qui e c'erano veramente i giochi dei bambini completamente distrutti, il fango, ripeto, tantissimi centimetri con tra l'altro senza neanche acqua, quindi non si poteva pulire perché altrimenti avremmo otturato noi le fognature.